Un progetto che si sposa con la giornata di oggi perché risponde a esigenze economiche passando per il miglioramento dell'ambiente del comprensorio. Si tratta di spostare un punto di prelievo dell'acqua andando a creare un flusso di rivitalizzazione di un corso d'acqua stagnante posto a monte della traversa di Isola Serafini che ne bloccava il deflusso nel periodo di magra, e potendo così dare acqua, più acqua disponibile al settore produttivo principalmente agricolo ma anche terziario, e dando quest'acqua alla distribuzione del territorio per caduta, per gravità, quindi evitando i sollevamenti che attualmente si stanno utilizzando. Quindi due grandi componenti, due grandi valenze: la prima di carattere ambientale, di risparmio energetico, e poi quella che secondo per noi è l'obiettivo principale, quella di soddisfare un'esigenza, un comparto produttivo. È stato importante anche per chi lo ha pensato, progettato, e cioè il consorzio di bonifica. Il consorzio di bonifica ha avuto questa grande visione di sposare queste due esigenze, quindi promuovere l'economia, dare sviluppo ai diversi settori partendo dal miglioramento di un contesto ambientale.